Cara Anna, allora, cosa c'è di meglio di passare gli ultimi giorni del 2012 per parlare con te di questa richiesta che ci hai fatto, di quali sono qualche altro libro di James Hillman? E mi hai fatto proprio venire voglia di tirarli fuori un po' tutti. Allora, innanzitutto, la cosa importante di James Hillman è la sua capacità di aver messo assieme l'America, gli Stati Uniti, e quindi le città. Lui viveva ad Atlantic City, una città che addirittura non aveva neanche le piazze, e poi questa sua pazzesca passione per Zurigo, la psicologia di Jung. E quindi ha messo assieme innanzitutto questo mondo, il mondo degli Stati Uniti, la metropoli americana, e l'ha messa assieme con la cultura europea, e poi è andato a scavare nella cultura greca, perché lui è uno scrittore, è un autore, uno psicanalista che ha lavorato sugli archetipi. È uno scrittore che fa bene, uno scrittore che fa bene alla psicologia, avendo messo al centro della sua ricerca appunto la psicologia. Allora, io adesso ho preso i libri, ti dico come ho lavorato, Anna. Ho preso i libri di Hillman, sono tanti anni che lo seguo, li ho divisi in tre gruppi. Adesso ti presento i tre gruppi di libri e poi ti dico quale è da leggere. Il primo gruppo di libri sono quelli in cui James Hillman elabora la sua teoria degli archetipi, ossia la ricerca di quei simboli potenti e forti che caratterizzano la vita psicologica di ciascuno. Io avevo cominciato con questo libro ancora negli anni 70, primi anni 80, il Puer Eternus, e in particolare ancora di più avevo molto lavorato sul saggio Supan. Il saggio Supan, ad esempio, è l'analisi della sessualità impulsiva e non e incontrollata, e quindi della necessità di elaborare questa dimensione istintuale che noi abbiamo al nostro interno. Il Puer Eternus, che si lega poi invece a un altro libro, anche questo qui pubblicato sempre da Raffaello Cortina, che è l'archetipo del Puer, cioè del ragazzino, della dimensione adolescenziale che ciascuno di noi mette al centro, e che si confronta con la teoria del Senex, quella che dicevo anche quella sera. Invece il vecchio Senex, che continua a ricriminare sul passato, che non vuole che le cose cambino, che vuole che sia tutto fermo. Tra l'altro è un archetipo molto adatto anche per la situazione politica attuale. Quindi questi sono i saggi diciamo così, sulla sua ricerca degli archetipi, ossia dei modelli psicologici che sono presenti in ciascuno e che lui ha una grande capacità espressiva di farli vedere. Però il libro che ti consiglio, e che credo che sia abbastanza in pubblicazione, è questo splendido James Hillman, Le storie che curano Freud, Jung, Adler. Perché è bello questo libro? Perché innanzitutto inaugura questa idea del fatto che ci fa bene, la nostra psiche, leggere le storie, le biografie delle persone. Infatti, questo è un libro in cui elabora questa teoria delle storie che curano, andandole a vedere nelle storie di tre grandi fondatori della psicanalisi. E quindi è molto bello, innanzitutto perché ci sono questi tratti biografici dei grandi psicanalisti Freud, Jung e Adler, ma soprattutto perché elabora questo tema appunto, dell'imparare a conoscere le biografie degli altri per in qualche modo apprendere anche qualcosa sulla nostra personale biografia. Ma per esempio qui all'interno di questo libro c'è un pezzo molto bello sull'immaginazione attiva, sottotitolo L'immaginazione attiva e l'arte che cura. L'immaginazione attiva è un'attitudine che io purtroppo non ho molto frequentato e che mi piacerebbe fare, spero che in vecchiaia mi capiterà di farlo, ed è quello, cioè di mettersi in una situazione anche da soli, una situazione anche
attorno a un quadro, a te che piace la pittura e l'arte, e stabilire con questa espressione artistica proprio un rapporto dialogico, cioè quasi parlare con l'opera d'arte. E qua dice, ad esempio, l'immaginazione attiva non è una disciplina spirituale, non è la via di Ignazio di Loyola. Si lavora con le immagini che sorgono, non con quelle speciali scelte da un maestro o da un codice. L'immaginazione attiva non è una prova artistica, non è una creazione di pittura e di poesia, ma è un omaggio alle figure stesse, alle figure che appaiono, alle forme che vengono fuori, omaggiare le forme che emergono da un'opera d'arte. L'immaginazione attiva non mira al silenzio, ma al discorso, non all'immobilità, ma al racconto, al teatro, alla conversazione. Cioè, dà anche dei suggerimenti, come dire, pratici, e poi dice non è un'attività mistica. Insomma, allora, per la parte, chiamiamola così, archetipica, il mio consiglio è di procurarti e leggere le storie che curano. Questa è edizione Raffaello Cortina. Questo è il primo gruppo di opere. C'è poi il secondo gruppo di opere, che è quella della fase, chiamata così, si potrebbe dire tardo centrale della vita di Hillman, cioè quella della post maturità, in cui ci sono ancora scritto dei libri ponderosi e anche impegnativi, no? Uno è sicuramente, anche se appartiene in qualche modo alla fase successiva, è quello che c'è già sul carattere. Ma le opere, diciamo così, ponderose sono, allora, innanzitutto, però non è quello che ti suggerisco, James Hillman, Un terribile amore per la guerra. Non è un elogio della guerra, è un'analisi appunto archetipica di quale funzione svolge il polemos, il conflitto, all'interno della psiche di ciascuno. È un libro che è stato molto saccheggiato dopo l'attacco alle torri gemelle. È un'analisi anomala della guerra, ma ripeto, non è un'apologia nel modo più assoluto della guerra, è un'analisi psicologica di come la dimensione del conflitto potentemente agisce dentro ciascuno di noi. Ma il libro in assoluto, tra tutti quelli anche dei gruppi che ti suggerisco questa sera, Karan, è questo qua, che è veramente straordinario. James Hillman, Il codice dell'anima, edizione Adelphi. Allora, questo è veramente un libro stupendo che vale la pena di mettere sul tuo sulla tua libreria, sulle librerie che hai nella stanza ermetica che guarda verso il lago. Allora, qui ho trovato, all'interno di questo libro, ho trovato delle pagine splendide, alcune se te le voglio leggere. Una è la teoria della ghianda, che poi verrà ripresa in qualche modo diversamente nel libro sul carattere. E senti come cosa dice Hillman. Questo libro ha per argomento la vocazione, il destino, il carattere, l'immagine innata, le cose che insieme sostanziano la teoria della ghianda, l'idea, cioè, ecco, cos'è la teoria della ghianda? L'idea, cioè, che ciascuna persona sia portatrice di un'unicità che chiede di essere vissuta, e che è già presente prima di poter essere vissuta. Scusami, Anna, ho detto alla Luciana, mi dà fastidio che batte la cosa, perché ha quasi un pochino rovinato questa mia chiacchierata qua. Quindi la teoria della ghianda, la ricerca di questa dimensione interiore. Questo è assolutamente il libro che ti consiglio di più. Poi, per esempio, poi sempre sulla ghianda dice a un certo punto: e torniamo noi e ricapitoliamo quel che, giunti a questo punto, possiamo arrischiarci a dedurre dalla teoria della ghianda. Cioè, perché la teoria della ghianda è la ricerca di quello che noi siamo ancora prima di essere nati, addirittura, no? E naturalmente spiega questi concetti e aggiunge Hillman: ciascuna vita è formata dalla propria immagine unica e irripetibile, un'immagine che
è l'essenza di quella vita che la chiama un destino, in quanto la forza del fato, l'immagine, ci fa da nostro genio personale, da compagno e da guida, memore della nostra vocazione. E quindi all'interno del codice dell'anima si trova questa splendida esplorazione della ghianda, ma poi il libro diventa anche divertente, perché queste biografie, questa ghianda, questa ricerca dell'essenza, del nocciolo che è dentro ciascuno di noi ancora prima che siamo nati, lui lo fa analizzando ad esempio della cultura popolare, perché analizza la vita di Judy Garland, analizza la vita di Josephine Baker, cioè va a vedere queste artiste della musica popolare. Quando io avevo visto Judy Garland e Josephine Baker, ti confesso che la voglia mi sarebbe piaciuta di essere capace di fare come ha fatto James Hillman e fare la stessa cosa per la mia Nina Simone, cioè la ghianda della Nina Simone, se ne fossi naturalmente capace, cosa che evidentemente è altamente, altamente difficile. Quindi la teoria della ghianda, queste biografie personali. Poi l'altra cosa bella che volevo segnalarti, sempre per indurti a dire che tra tutta la serie di libri che appunto in questi gruppi che ti ho letto questa sera, il consiglio è proprio di dedicare tempo, tutto il tempo che c'è a questo libro, è l'analisi lui che fa delle madri e dei padri, perché e addirittura chiama queste le figure materne e paterne, le intitola nel capitolo La superstizione parentale. Immagine di qual è il tipo di ricerca che fai. La cosa che ho trovato molto divertente, per esempio, delle madri, analizza le diverse tipologie delle madri, e la madre che cura e la madre anche che non cura, quindi elabora le diverse varianti delle madri concrete e poi delle madri psicologiche. Ma ha colpito adesso, mentre lo sfogliavo per parlarti di questa tua voglia di leggere Hillman, e c'è una cosa che è straordinaria. Tu sai che oggi tutti sono più a dire il padre che è assente nelle famiglie, quindi i giovani non sono più come sono un tempo, perché non hanno più un padre che li guida, e poi dopo, se i padri sono troppo severi, allora vengono conseguenze negative, se invece sono troppo indulgenti, altre conseguenze negative. Tutta questa elaborazione enorme che c'è. Senti Hillman come risolve questo tipo di problema. Per secoli i padri sono stati assenti in paesi lontani a combattere campagne militari sul vasto mare per anni di fila, come marinai, via da casa come mandriani, esploratori, cacciatori di pelle, cercatori d'oro, messaggeri, prigionieri, trafficanti, ambulanti, negrieri, pirati, missionari, migranti, scultori, il tuo nonno, no? La settimana lavorativa una volta era di 72 ore, inoltre il costrutto ruolo paterno presenta facce estremamente diverse a seconda dei paesi, delle classi, delle occupazioni, delle epoche storiche. Soltanto oggi l'assenza è così ignominiosa ed è finita una condotta delinquenziale e addirittura produttrice di delinquenza. Come male sociale il padre assente è l'uomo nero dell'era sociale terapeutica, questo periodo storico che vuole curare le cose che non comprendiamo. Cioè questa capacità di sovvertire completamente tutta una interpretazione corrente su questi temi. Allora, riassumo: il primo gruppo sono i libri archetipici, che ricercano gli archetipi, ossia questi modelli interiori che abbiamo; il secondo le opere ponderose, di cui sicuramente appartiene anche il libro sul carattere, che in qualche modo è una conseguenza di quel libro sulla ghianda. Ma poi veniamo invece al terzo gruppo, e il terzo gruppo è quello che ti ha affascinato, Anna, perché è il gruppo del luogo, perché la Ronchey ha inseguito James Hillman nella fase in cui lui, molto molto maturo, perché qui appunto è nelle fasi molto anziana, ma ha fatto un'anzianità di una bellezza British, si potrebbe dire, no? Poi vedrai un video che poi ti manderò, e sono tutti questi libri in cui lui analizza l'anima del mondo. E allora qua così proprio sono, te ne dico alcuni. Uno è dunque, innanzitutto, quello che ti suggerirò, ma poi ne parlerò più in dettaglio, è questo qua, James Hillman, L'anima dei luoghi.
che è una conversazione, ma però lo tralascio perché lo vedo dopo. Diciamo che tutto questo gruppo di libri sui luoghi, ossia sulla connessione che Hillman intende stabilire tra la nostra psiche individuale e l'ambiente esterno, perché questo è il tema di fondo, cioè lui, questo andare oltre lo psichismo individuale senza abbandonarlo, e lui lo proietta nel sociale, ma nel sociale forte, nel sociale appunto delle guerre, nel sociale dell'ambiente, della natura, del giardino, cioè lui tenta di, si oppone allo psicologismo sostanzialmente, anzi fa vedere che la psicologia si nutre di rapporti con l'esterno. Allora qui sono fondamentali le conversazioni, una è quella che hai già e quindi quel libro lì è importantissimo, c'è ad esempio quest'altro libro qua che è James Hillman, L'anima del mondo, conversazione con Silvia Ronke della Rizzoli, che di nuovo è un'esplorazione su questo tema che ho sintetizzato brutalmente, scusami, poco fa. Per dire che è un tema che ha molto ricercato, c'è un secondo libro su questo tema, L'anima del mondo, che è James Hillman, L'anima del mondo e il pensiero del cuore, a Delphi. Anche questo è un librettino bello, ecco qua sono, è un po' erudito perché appunto ci sono tutta una serie di ricerche, però quello è, però comunque sono interessanti, cioè le interviste con la Ronke, come hai visto, sono molto interessanti, ma quello più che ti consiglio proprio è questo qua, James Hillman, L'anima dei luoghi, conversazioni con Carlo Truppi. E questo è molto, innanzitutto è molto bello perché di nuovo è una conversazione, quindi è molto dialogico e quindi diventa molto è facile, insomma, no? Cioè una lettura facile e anche molto accattivante. E poi diciamo che è un diretto proseguimento di quello che stai già leggendo. Qua appunto il tema di fondo di Hillman, come anche viene lì dentro, è questa connessione psiche interna, quella che noi riteniamo la nostra psiche, e invece lui la psiche tende a vederla anche all'esterno, ad esempio in un ambiente esterno, in un giardino, perché c'è tutta una riflessione di luoghi come luoghi, cioè non so, i pedagogisti avveduti direbbero educanti, cioè la cultura del luogo come costruzione dell'io. E qua invece il tema del luogo è esplorato in tutti i modi. Ti leggo un pezzettino, ad esempio, qua anche per invitarti, di come funziona questa ricerca. A un certo punto, perché si lega molto agli archetipi, gli chiede questo Carlo Truppi, che è un urbanista, tra l'altro, non è uno psicologo, è uno che si occupa di architettura in qualche modo, quindi è molto interessante anche questo tipo di connessione. E gli chiede: vorrei che dedicassimo ancora qualche parola a Estia, Estia è la dea della Era, Demetra e Gaia, insomma il materno della mitologia greca. E dice: focolare in latino è focus, che si può tradurre in linguaggio psicologico con attenzione. Ecco, questo è un esempio di metodo. Focus, fuoco, esterno. In psicologia attenzione. Ecco, questo è il metodo di Hillman. L'attenzione come dimensione psicologica, ma dove noi troviamo all'esterno qualcosa che ci ricorda cos'è l'attenzione? Ad esempio il fuoco. Ripeto, quindi focolare in latino è focus, che si può tradurre in linguaggio psicologico con attenzione, che mette al centro dell'esistenza e riporta alla vita quello che è illuminato dal suo fascio di luce. Questo è Estia. Ovidio parla di Vesta come null'altro che un fuoco vivo. Il suo nome probabilmente deriva dall'indoeuropeo vas, abitare. Un'ulteriore derivazione è alla radice dall'assenza. In breve, Estia è solo in, come la coscienza stessa non è un oggetto visibile ma un fuoco vivificante, l'essenza dell'anima che abita in ogni cosa. Quello letto velocemente, ma leggendolo più lentamente, il concetto è per l'appunto l'essere in, l'essere dentro, vedendo qualcosa che è fuori, in questo caso il focus. E quindi anche qui, ripeto, c'è tutta l'analisi
anche della mitologia greca, ma tutta soprattutto legata a ridare una dignità psicologica, antropologica, economica al luogo, quindi i luoghi che noi abitiamo. Quindi in conclusione il nostro suggerimento, perché questi tre libri qua me li ha suggeriti anche Luciana di dirti di leggere, allora per la parte archetipica, fase archetipica, James Hillman, Le storie che curano, Raffaello Cortina. Per la parte diciamo così più la corposa, insomma, dove Hillman diventa in qualche modo un manuale di riferimento, Il codice dell'anima, edizione Adelphi. E per la parte recente, oltre al libricino meraviglioso dell'intervista della Ronchi che hai, James Hillman, L'anima dei luoghi. E ho finito, cara Anna, e come vedi mi hai indotto a fare la seconda sperimentazione della video chiacchierata. Stammi bene e ci sentiamo tra un attimo. Adesso metto tutto su internet. Ciao.